Nella lunetta il carro del sole solca il cielo di dicembre, mentre in alto appaiono i segni del Sagittario e Capricorno. Sullo sfondo si vedono i torrioni del castello di Vincennes, luogo dove era nato nel 1340 il Duca di Berry. Tutta la scena è metafora dei tempi difficili che si stavano vivendo, molto differenti dalle immagini che appaiono nelle miniature dei primi mesi. Il paesaggio è desolato, le foglie degli alberi sono secche e il terreno è spoglio. È giunto l'inverno. La vicenda è relativa alla caccia del cinghiale selvatico con i cani, attività cruenta e aggressiva, metafora di combattimento durante la terza fase della guerra dei 100 anni che a quei tempi devastava città e campagne, causando miseria, lutti e sofferenze. Questa fase della guerra, detta Guerra de Lancaster, durò dal 1415, quando Enrico V d'Inghilterra invase la Normandia in Francia, sino al 1429, quando la situazione si ribaltò grazie a Giovanna d'Arco. L'ordine è perfetto, creatore di benessere condiviso, si era incrinato. I tempi, dopo una pausa di pace durata 26 anni, erano cambiati in peggio. I cani sono simbolo di lealtà, fedeltà, in questo caso dei cavalieri francesi. Il brutale cinghiale è simbolo di lussuria e ira, vizi antitetici alle virtù cristiane, simbolo anche degli inglesi invasori. Occorreva quindi con coraggio ucciderlo per simboleggiare la battaglia vittoriosa del bene contro il male. La caccia al cinghiale era uno sport praticato solo dai nobili e coraggiosi cavalieri durante la stagione degli amori, quando gli animali erano più aggressivi e il terreno era scivoloso per le piogge, quindi più pericoloso. Il superamento di tante insidie era allegoria della vittoria finale, nonostante tutte le difficoltà.